Dunque, buon pomeriggio a tutti. Prima di tutto vorrei tranquillizzarvi sul fatto che non ripeteremo l'esperimento illustrato da questa vignetta che si riferisce a una famosa lecture di Davy alla Royal Institution a Londra, quindi nessuno del pubblico verrà chiamato a fare da cavia per provare il gas esilarante. Detto questo, direi che possiamo passare subito alla presentazione. Un attimo di pazienza. Focalizzata, potete usare il parolone corretto, verso di voi, cioè verso l'oggetto, si presume, di quella che dovrebbe essere la vostra attenzione. E parliamo oggi di come si narra la chimica, che è una cosa un pochino strana, e vi spiegherò, tenterò di parlarvi in questi 20 minuti, nelle quali il nemico non è l'oscuro signore Voldemort o altri oggetti del genere, ma è semplicemente l'abitudine, la cosa che viene fatta giorno dopo giorno, e dove il narratore è la persona che racconta in che modo ha fatto sì che l'eroe riuscisse ad aver la vita sul cattivo. Il racconto si intitola Cromo, si trova nella raccolta che si intitola Il sistema periodico, ed è il miglior esempio che vi possa fare di come si può parlare di chimica raccontando una storia, perché questa è l'ultima cosa: quando parlate di chimica non potete avere la pretesa che la persona che vi sta di fronte capisca tutto dalle vostre parole, dal vostro eloquio. Dovete fare in modo che la persona ci metta del suo, che chiappi, legga, studi, si informi. Dovete incuriosirlo, non dovete annientarlo. Dovete fargli venire quella scintilla di curiosità che gli faccia dire: ecco, voglio vedere se è proprio così. Quindi, di questo elemento era FR, Florentium, la grafia era questa, scientifica, Florentium in italiano. Poi, non avendo mai preso piede questa scoperta, i simboli erano FFL, FO, FI, il nome diventa Florentium, Fiorenzo, Fiorenzio, era curioso. Lo scopritore è questo signore qua in basso, si chiama Luigi Rolla, era un genovese che aveva vinto la cattedra a Firenze nel 1921. Questo è il laboratorio di separazione del Florenzio. Avevano montato un laboratorio di quasi semi-industriali, dove le sostanze manipolate non erano 100-200 mg, ma partirono da 2 tonnellate di ossalato